Ciao a tutti, bentrovati e volevo farvi vedere una cosa a cui ho finito di lavorare da poco. È un videogioco, un simulatore di volo su drago. È un videogioco a cui sto lavorando da un po' e che però adesso rilascerò nella forma più simile a come l'avevo pensato. E lo troverete facilmente e soprattutto gratuitamente all'indirizzo gli spiritiselvaggi.com, l'opera. Qui vedete libri, fumetti, illustrazioni, musica e videogiochi. Qui in basso la voce clicca qui per scaricare gratuitamente il videogioco. Questa è la versione precedente, appunto, che era un figa ma un po' un prototipo, insomma. Allora, diciamo velocemente di cosa si tratta: un videogioco, un simulatore che ho programmato from scratch, quindi da zero. Diciamolo subito, senza pretese, non è la mia attività principale programmare videogiochi, però ho voluto provare a creare un videogioco che funzionasse dall'inizio alla fine utilizzando la Unreal Engine, il codice Blueprint, per svago, per distrarmi, per distendermi io tra un'attività artistica e l'altra, scrivere e illustrare, ma anche per avere un resoconto realistico di come potrebbe comportarsi effettivamente un drago, cioè una creatura, un rettile molto grande, una creatura alata molto grande, a terra e in aria, e anche come potrebbero comportarsi le cose che lo riguardano, come ad esempio il fuoco che sputa quando è a terra, oppure nel vento quando è in aria. Senza dilungarci troppo, vediamo di cosa si tratta. Ecco qui un gameplay, un walkthrough. Allora, il menu è questo qui, carino, si può appunto già navigare. E vedere il modello 3D, il modello appunto del drago con cui poi andremo a giocare. In basso c'è il link dell'ispiriselvaggi.com e poi possiamo cominciare il nostro volo. C'è una nota all'inizio: questo è un simulatore di volo su drago, quindi durante il gameplay leggi bene il tutorial, ci cioè sono dei suggerimenti per i comandi. Questa precisazione riguarda alcuni elementi a cui fa riferimento il videogioco dei romanzi, come il dono di Asha, che è una magia, una sorta di legame telepatico che si può avere con un animale, con una creatura, in questo caso con un drago. Premetti per aprire il tutorial. Ecco, sulla sinistra ci sono i comandi della tastiera, a destra i comandi del mouse, in alto gli obiettivi del gioco. Impara a far volare un sandrago, trova le antiche rovine e distruggile. Il tutorial è pensato per avere la possibilità comunque di leggere i comandi mentre si gioca, così all'inizio, se uno non è pratico, può trovarli facilmente. Sì! Le prime rovine distrutte. Ecco, questa è la visuale che preferisco. Si vede il paesaggio, il level design. Allora, per quanto riguarda il sound design, il ruggito del drago l'ho creato con un procedimento simile a come è stato creato il ruggito del T-Rex di Jurassic Park, ovvero ho mischiato ruggito del leone, dei versi di vari animali, ruggito del leone, versi della tigre, il barrito dell'elefante e di altri animali ancora, quindi il procedimento è simile: mischiare suoni di animali, po suoni potenti di animali esistenti per creare un verso che potrebbe essere adatto a un animale potente come un drago. Qui c'è il liquido, quindi c'è il sound design dei passi che sono diversi nell'acqua, fa un suono diverso nell'acqua rispetto che sulla terra. Sotto l'acqua si vede sfocato e ovviamente il liquido si increspa al movimento del drago quando le zampe toccano l'acqua, quando il muso tocca l'acqua e anche quando le ali, ecco sì, toccano l'acqua. Ho curato quindi la programmazione in Blueprint, il level design, quindi lo scenario, e il sound design. Ecco, vedete, il menu è consultabile mentre si gioca, così all'inizio si può imparare a gestire il drago anche in tempo reale mentre si gioca. Il videogioco, come vi dicevo, l'ho sviluppato con la Unreal Engine utilizzando la tipologia di codice Blueprint. La Unreal Engine è completamente gratuito, ci sono un fottio di tutorial su YouTube e c'è la documentazione ufficiale scaricabile altrettanto gratuita. Ecco, vediamo altre rovine distrutte, si sente il crollo. Mi sono lasciato un po' prendere la mano.
siamo fighissimi, ruggiamo a manetta. Sì. Allora, ci sono vari tipi di fuoco. Questa è la vista del drago. Si può zoomare, ovviamente un drago non ha un binocolo al posto degli occhi, quindi si può zoomare poco, un po' come le aquile. Possiamo vedere un po' più sulla lunga distanza. La vista ovviamente di un rettile è diversa da quella di un essere umano. Le nuvole sono una mappa HDR sullo sfondo, ma ovviamente ci sono le nuvole volumetriche, per cui ci possiamo volare attraverso, che è, per quello dicevo, distensivo, nel senso, cosa c'è di più bello nella vita che volare su un drago tra le nuvole. E allora, dicevamo, il videogioco l'ho sviluppato con la Real Engine, che ha messo a disposizione gratuitamente un software da migliaia di dollari, il suo valore. L'ho programmato utilizzando il tipo di codice Blueprint. La Real Engine funziona con il Blueprint o con il C++. Il Blueprint ha un'interfaccia grafica, si utilizzano dei tasselli di codice, pacchetti di codice, che si possono collegare per creare le varie funzioni. Il C++ invece è codice scritto. Scaricando gratuitamente la Real Engine potete trovare nell'Epic Game Launcher, perché la Real Engine è dell'Epic, potete trovare il marketplace all'interno del quale ci sono tantissimi elementi di scenario, di foliage, quindi alberi, vegetazione, rocce, elementi degli assets che si utilizzano, che si possono utilizzare in un videogioco, come appunto le rovine che abbiamo visto distrutte. Marketplace, per cui alcuni elementi sono a pagamento, si comprano, altri invece sono scaricabili gratuitamente. Ci sono molti appunto a disposizione per imparare a utilizzare la Real Engine. Potenzialmente, avendo lo strumento a disposizione gratuito e anche la documentazione, chiunque può fare un lavoro di questo tipo. Ecco, tutto lo scenario ovviamente è visitabile, anche le rovine sono visitabili, anche se poi si finisce a distruggerle. In basso a sinistra c'è il comando per attivare la musica, ecco, per cui potete volare su un drago anche con la musica dietro, che è ancora più distensiva. Qua, se non sbaglio, adesso succede una cosa, che distruggendo una delle scale è partito un pezzo di marmo che è andato a distruggere, anche schioppato contro la torre più grande, per cui è cominciato a devastarsi tutto. Lo scenario. Lo scenario è tutto visitabile, potete passeggiare in mezzo ai boschi, tra le montagne, sulle vette delle montagne più alte, eccetera, eccetera. Ecco, questo è quanto. E se volete altre informazioni sulla Real Engine, che, con cui il motore grafico con cui ho sviluppato il gioco, che sottolineo, Real Engine più Quixel, che è un'azienda che si occupa di scansioni tridimensionali di qualsiasi cosa, vegetazione, rocce, architettura, sono una combo fighissima, perché con la Real Engine e con gli assets della Quixel sono stati creati ultimamente anche film come Il Re Leone, come Il Libro della Giungla, e con la Real Engine si fa anche la Virtual Production, che è quella che viene utilizzata ad esempio per The Mandalorian di Star Wars. E quindi il motore grafico potente, versatile. Se volete altre informazioni al riguardo, ve le posso dare, potete scrivere nei commenti, e ci possiamo sentire anche sul profilo ovviamente Facebook della pagina autore di Spi Selvaggi, Andrea De Angelis Autore. Mi trovate anche lì. Grazie per la visione e buon divertimento con Dragon Simulator.